Il primo sonetto è l'introduzione a tutta l'opera. Anche nella commedia di Dante il primo canto svolge il ruolo di proemio. È un procedimento tipico della letteratura medievale che ritroveremo nel Decamerone di Boccaccio. L'autore sente il bisogno di esplicitare fin dall'inizio il senso complessivo e la trama dell'opera, anche se si tratta di un'opera di poesia o di narrativa. Voi che ascoltate il rime sparso il suono, di quei sospiri ond'io nutriva il core, in sul mio primo giovenile errore, quando era in parte altrondo quel che io sono. Voi che ascoltate in questi frammenti poetici il suono di quei sospiri di cui alimentavo il mio cuore al tempo delle mie pazzie giovanili, quando ero almeno in parte un'altra persona da quella che sono adesso. Del vario stile, io che piango e ragiono fra le vane speranze e il val dolore. Ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Io spero di trovare compassione, nonché perdono, dello stile vario con cui piango e ragiono, combattuto tra speranze e sofferenze, patimenti vani, inconcludenti, se fra voi c'è qualcuno che per personale esperienza sa cosa vuol dire l'amore. Ma ben veggio, or sì, come al popolo tutto, favola fui gran tempo, onde sovente, di me medesmo meco mi vergogno. Ma ora mi rendo ben conto, come per gran tempo sono stato la favola della gente, per cui spesso mi vergogno di me medesimo nel mio intimo. Et del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentirsi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. E dal mio antico vaneggiare nasce vergogna, pentimento e la chiara coscienza che quello che piace a questo mondo è breve illusione. Con l'apostrofe voi del primo verso Petrarca si rivolge direttamente ai lettori. Si tratta di un pubblico esclusivo, non solo perché è possibile che il poeta si riferisse a un gruppo ristretto di amici che conoscevano bene i suoi turbamenti, ma anche perché all'interno di questa cerchia ristretta solo chi prova e intende amore è in grado di comprendere pienamente l'errore del poeta e di concedere il proprio perdono, diversamente dal popolo tutto, che parla del poeta innamorato con toni derisori. Se da un lato Petrarca delimita il suo pubblico ideale, dall'altro lo estende all'infinito. Ciascun lettore, in ogni epoca, anche oggi, può pensare che Petrarca si rivolgesse direttamente a lui e che la storia di Francesco e Laura sia la storia di tutti gli uomini. Questo è il risultato che Petrarca voleva raggiungere con un testo esemplare, rappresentare la storia dell'anima di ogni cristiano, mettendo in scena la propria vicenda personale. Ecco il patto narrativo che consentirà ai lettori di immedesimarsi nell'opera, il punto di vista con cui interpretare le liriche. In questo sonetto, scritto all'inizio degli anni 40 del 300, Petrarca confessa di essere ormai un uomo diverso e pentito e considerare i suoi amori giovanili come un errore. Questa poesia d'amore è una poesia contro l'amore, o meglio, una meditazione sulla sua vanità. Ogni verso contiene una parola che ribadisce questo concetto: errore, vane speranze, van dolore, favola, vergogno, vergogna, pentersi. L'autore, ormai maturo, riflette sui suoi amori giovanili e prova adesso vergogna. Non valeva la pena di sospirare e piangere per qualcosa che, come la morte di Laura e il passare del tempo hanno dimostrato, era destinato a non durare, a non lasciare traccia. Il testo premiale orienta sin dal principio la nostra lettura, preannunciandoci che in questo diario sentimentale al dolore sarà concesso uno spazio assai più ampio della gioia. Il canzoniere nasce dunque sotto il segno del pentimento e della vergogna. Unica consolazione, il fatto di aver superato la propria debolezza e la speranza di trovare pietà e magari perdono, almeno presso chi, come il poeta, è stato vittima della passione. Dalle esperienze che Petrarca si propone di raccontare in queste rime sparse, ha ricavato una lezione morale. Quello che ci piace in questo mondo è breve sogno, inconsistente e ingannevole. Le tappe del percorso penitenziale richiamato nel sonetto erano già state tracciate quasi punto per punto nel Secretum. Il serrato argomentare di Sant'Agostino aveva portato Francesco ad ammettere che l'amore per Laura era una forma di allontanamento dalla retta via dell'amore divino e che di conseguenza era indispensabile cambiare completamente la propria prospettiva interiore, non lasciandosi invischiare nell'idolatria delle cose terrene, riconoscendo appieno la grandezza di Dio, per annullarsi in essa. Francesco prometteva ad Agostino di cercare di raccogliere gli sparsi frammenti dell'anima per ricostruire una nuova identità interiore. Il canzoniere parte proprio dal riconoscimento di uno stato di frammentarietà delle rime d'amore, in cui si riflette anche la frammentazione e l'alienazione dell'anima, per ribadire l'avvenuto inizio di una conversione in parte ancora in atto, quando era in parte altrom da cui io sono, al verso 4. La sintassi riproduce il tortuoso percorso interiore del poeta. Gli aggettivi sono tutti di valore negativo: sparse, vario, vane, breve,
la vanità delle cose mondane e la debolezza incoerente di chi le segue nel giovenile errore. La gioventù è il tempo del vaneggiar, del correre dietro alle cose vane. Si possono notare ancora le allitterazioni, come me, medesimo, meco, mi, che mettono in rilievo il pronome di prima persona, che ricorre sempre nelle forme oblique, cioè nei pronomi, nelle forme che hanno funzione di complemento indiretto. Il pronome si infrange e si moltiplica come la scissione del soggetto. Il bilancio tratto nel sonetto è un confronto tra la vita passata, il tempo dell'errore, e la presente, il tempo del pentimento. Per cui è essenziale e significativa nella poesia l'oscillazione dei tempi verbali fra il passato e il presente. Nutriva, era, fui, e sono, veggio, mi vergogno, è. La dimensione del tempo è centrale nella poesia di Petrarca. L'angoscia è il fluire che trascina con sé tutte le cose. Di qui il senso della precarietà dell'esistere e la vanità delle cose terrene.